Signore e signori, buongiorno. Io mi chiamo Harrison Ford. Ho recitato in molti film. Alcuni di voi ricorderanno senza dubbio Guerre Stellari o il famosissimo Indiana Jones. Beh, questa è una menzogna, sono soltanto vespertili. Ahimè, sono soltanto vespertili. E sono qui per condividere, come al solito, con voi, fratelli miei di umanità, condividere con voi le mie esperienze di energia, di destino, di sensorialità. Alcuni anni fa nasceva la serie Tomb Raider, che vede protagonista la stupenda e fisicamente visibile Lara Croft, un'archeologa orfana e milionaria che come passatempo è a quello di andare in giro per il pianeta a cercare roba costosa e rarissima. Io non ho mai giocato a Tomb Raider 1, anche se ho comprato qualche anno fa, diciamo 4-5 anni fa, il rifacimento, non mi ricordo, si chiama Anniversary, credo, o Legends o chissà cos'altro. Insomma, io non ho mai giocato al primo Tomb Raider, ma posseggo e ho giocato al secondo. Nonostante il gioco di Tomb Raider sia molto controverso, perché alcuni lo adorano e altri lo trovano davvero sciocco, sapete com'è? Arrampicarsi su un sasso quadrato, cubico, potrebbe essere un po' stupidino per i cultori dei videogiochi come si deve. Però, volente o nolente, la saga di Tomb Raider ha segnato una generazione, forse anche più di una. Tomb Raider Anniversary, era lui. Allora, nel 1997, perché io sono un mito, nel 1997 usciva Tomb Raider 2, che ci donava, almeno questa è la mia esperienza personale, perché io non conosco il primo originale, conosco il primo rifatto. Ci donava una serie di ambientazioni varie, fantastiche. Il nemico di Tomb Raider 2, che è, se non sbaglio, Bartolini, no? Bartolini è il corriere. Il nemico di Tomb Raider 2 si chiama Marco Bartoli, mentre Bartolini sono quelli che fanno le consegne in Italia. Sapete com'è? Infatti la prima volta che io da piccolo vidi Bartolini, c'ero io, ah, guarda, e non è che quello è un raggiro da parte di Bartoli, sapete com'è? Io mi infiltro nei corrieri e in realtà tramo per conquistare il mondo. Io sono Marco Bartolini, insomma, scelleratezze di un bambino tenero, giovane e ingenuo. Quindi, Tomb Raider 2 usciva nel 1997. Io però non vi nascondo, ragazzi, che visto che ero piccolo, per me evidentemente Tomb Raider rappresentava una sfida molto elevata. Io non ho mai finito Tomb Raider 2 in maniera lineare. Che voglio dire? Che io ho sempre finito Tomb Raider tramite i trucchetti, il saltare di livello. Io saltavo di livello e, beh, mi godevo i livelli finché non rimanevo bloccato. Appena rimanevo bloccato, saltiamo il livello. E a furia di saltare i livelli, io praticamente arrivai all'ultimo livello, che è quello dove i nemici arrivano a casa di Lara Croft. E insomma, lei uccide, c'è la scena della doccia e bla bla bla. Quindi si può dire, ragazzi, che nonostante io conosca questo gioco da 2007, sono già 10 anni, 3-3, da 16 anni, io non ho mai finito Tomb Raider 2, non ci ho mai giocato, o comunque non l'ho mai completato. Perciò, quando circa 4-6 mesi fa mi sono impuntato e ho deciso di finire Tomb Raider sulla PSP, io, a distanza di 16 anni, ho visto un gioco nuovo.
È stata una sensazione strana, bellissima. Io questo gioco lo conoscevo, ma non l'avevo mai finito. Quindi per me un gioco di 16 anni fa che possedevo da 16 anni era nuovo. Vediamo un po' i livelli. Una cosa che sicuramente mi piacque di Tomb è l'esplorazione. Io sono sempre stato un bambino oltre. Io non mi sono mai accontentato di quello che c'era sotto il naso. Quando, per esempio, i miei genitori, non lo so, mi portavano in un negozio che adesso per me è vicino, ma che 20, 30, 40 anni fa non lo era. Quindi quando la mamma e il papà prendevano la macchina e mi portavano, non lo so, qui, mi portavano dal salumiere, mi portavano dall'immobiliare, per me era un viaggio incredibile. Era come andare a Milano. Quindi fare un gioco dove l'esplorazione è, diciamo, libera, perché nel 97 comunque Tomb Raider era fantastico. C'era esplorazione libera, anche se alla fine per finire un livello dovevi andare in determinati posti. Quindi per me è un gioco dove c'era la muraglia cinese, Venezia, dove guidi il motoscafo. Il covo di Bartoli, dove io sono rimasto sempre bloccato, ma anche a Venezia ero rimasto bloccato. Il teatro dell'opera che mi faceva cacare sotto. La piattaforma offshore, cioè l'impianto, diciamo, simil petrolifero dove arriva l'aereo e Lara Croft è chiusa in cella e lì devi scappare, sei senza armi e appena tu scappi c'è l'allarme. Area di immersione. Dove c'era la vasca con l'acido, i sub, i nemici sub che quando tu ti avvicinavi sentivi quella cosa sì che mi terrorizzava. Poi c'è 40 atmosfere dove tu sei praticamente Lara Croft in un atto completamente suicida per scappare i nemici, si aggrappa a un mini sommergibile. Così, senza maschera, senza muta, senza niente. Io mi aggrappo a un mini sommergibile, poi il mini sommergibile viene attaccato dagli squali, il tizio diventa coglione e si schianta, e Lara Croft a nuoto entra in un relitto, cos'è il Maria Doria, sì. E poi c'è infatti il relitto del Maria Doria. Io non c'ero mai stato. Capite, ragazzi, i giochi che io avevo fatto. I livelli che io avevo fatto, li avevo fatti solo all'inizio. C'erano livelli che io non avevo idea che fossero così. Il teatro dell'opera è complicatissimo. Il relitto del Maria Doria è complicatissimo. Saloni abitati. Io non avevo idea che il livello saloni abitati fosse così. Il porto, dove sei sopra il relitto, quindi sei uscito da dentro e sei sopra e devi cercare un modo per scappare. E poi si arriva alle pendici tibetane, dove ci sono le aquile, i grizzly, puma, quel cazzo che è, pendici tibetane, monastero di Barkhang. L'unica cosa che mi ricordo di questo livello è che c'erano i tibetani e se tu gli sparavi, giustamente ti massacravano. Però una bella cosa di questo livello che rimase nella mia memoria di bambino è che ci sono gli alleati di Lara Croft. Catacombe di Talion, non ci ero mai stato. Palazzo del Ghiaccio, non ci ero mai stato. Ed è stato bellissimo, ragazzi, perché nelle catacombe di Talion ci sono gli Yeti. Ma voi lo sapevate che in Tomb Raider 2 c'erano gli Yeti? Io no. Nonostante possedessi questo gioco da 16 anni. E nel Palazzo del Ghiaccio, che è l'ultimo livello della sezione tibetana, c'è un mostro. C'è un mostro! È stato. Io mi sono cacato sotto perché sblocco una porta, si rompe una parete e sento. Pff, 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 e tipo tremava tutto lo schermo. E io ho detto: bene, bisogna scappare. E poi il terribile tempio dello Xian, quello sì che mi faceva terrore. Rocce, cascate,
tigri, anfratti oscuri con i ragni giganti. Poi un livello che mi piaceva tantissimo, isole galleggianti, dove c'è tutta l'atmosfera, i nemici che volano, le pietre verdi e poi la tana del drago. Ragazzi, io non avevo mai finito il Tempio dello Xian, quindi non avevo idea che Bartoli si uccidesse. Bartoli si è suicidato pur di incarnare il drago. E io sono rimasto così, sarà successo circa un mese fa, perché l'ho finito da pochissimo. Ero così. Marco Bartoli, pur di raggiungere il potere assoluto, si suicida per trasformarsi nel drago. Io non lo sapevo. E poi Casa Dolce Casa, abbiamo finito Tomb Raider 2. Tomb Raider 2, le considerazioni di questo gioco. Vespertili vi dice compratelo. Beh sì, avrei potuto dirvelo 16 anni fa, ma 16 anni fa non esisteva YouTube. O forse sì. E quindi ragazzi, vedete che cosa magnifica. La vita, la nostra vita, è condita di tante cose. Quando noi abbiamo 0 anni, 1 anno, 5 anni, siamo attorniati da persone più grandi. Quindi, per esempio, quando voi avevate 5 anni, i vostri genitori vi hanno portato in Grecia, i vostri genitori vi hanno portato in Russia, i vostri genitori vi hanno comprato il grembiule di Snoopy, ma voi chiaramente non lo ricordate, o comunque non l'avete vissuto completamente, perché eravate piccoli, eravate ingenui, innocenti. Ma quelle cose esistevano. Io posseggo Tomb Raider 2 da 16 anni. Fra l'altro è un gioco che ho sempre adorato. Ma siccome non riuscivo a finirlo, non sono riuscito a godermelo appieno. E così è. Andavo avanti nei livelli, quindi io godevo dei livelli finché riuscivo a giocare, ma non avevo mai superato i livelli uno alla volta, le difficoltà uno alla volta, fino ad arrivare alla fine. Quindi, nonostante questo gioco sia vecchio di 16 anni, io posso affermare che ora ho finito Tomb Raider 2. E il voto di Vespertili è di un 7-10. È stato davvero un gioco intrigante, divertente. Ricordiamoci che è del 1997, quindi non mi aspettavo quick time event o filmati in computer grafica, non mi aspettavo R3, L3, non mi aspettavo niente di quello che già sapevo e sono rimasto stupito perché ho posseduto questo gioco per tantissimo tempo, quasi 2 decenni, e solo ora l'ho finito. Non lo so se questo video ha una morale, ho soltanto reputato necessario, ho sentito l'impulso di condividere con voi questa cosa. Io ho preso un gioco che avevo da tutta l'infanzia, da tutta la vita, e finalmente da adulto l'ho completato. E ne sono stato soddisfatto. Ragazzi, se avete qualcosa di incompiuto che risale a 20 anni fa, finitelo. Potrebbe essere soddisfacente. Da Vespertini è tutto, bacetto a voi.